al massimo una fallo. Grazie a voi, ciao. Al contrario. Voi siete un po' date sportivamente per tutta la partita con Bogdani, alla fine è uscito fuori questo calcio di rigore. Sì, è uscito il calcio di rigore che penso non sia giusto, perché lui mi ha strattonato prima, poi siamo finiti due in terra, ci tenevamo tutte e due, ma insomma un episodio così, ne capiranno 500 in una partita, e se c'era fallo era fallo al contrario, a mio modo di vedere. È un peccato perché la tua partita era stata veramente una bella partita fino a questo momento, insomma, che poi ci sia o non ci sia il calcio di rigore. Sì, conta poco quello è stato prima, quello che è stato dopo. Purtroppo l'arbitro ha preso questa decisione che è sbagliata. Prendiamo atto ancora una volta dopo la settimana scorsa che insomma, non siamo molto fortunati in questo periodo. Speriamo che vada meglio da qui in fondo. Non è stato un bellissimo Chievo, questo indipendentemente dal calcio di rigore. È eccessivo come giudizio? Sì, eccessivo. Io penso che la squadra abbia giocato la sua partita, si è difesa bene. Ha avuto la palla per vincere la partita. È stato molto bravo Antonioli. E poi c'è stato questo episodio che ci mette in difficoltà ora. Si mettono in modo preoccupante le cose oppure è una battuta d'arresto questa che è superabile tutto sommato dal tuo punto di vista, o è una sconfitta di quelle che davvero portano preoccupazione? No, una sconfitta che fa male per come è venuta. Sapevamo che era un campo difficile, che trovavamo un avversario di fronte che si giocava tutto oggi. Ha dimostrato, abbiamo fatto la nostra partita, credo il risultato giusto sia pareggio, sarebbe stato il risultato più giusto, abbiamo avuto, ripeto, l'occasione per vincere, e poi c'è stato questo episodio alla fine che ha cambiato le sorti di una partita che era tanto quasi finita.